Bene, allora Luigi, grazie per aver accettato il nostro invito. Buon E pomeriggio. come anticipato, oggi parleremo appunto di un possibile aumento della tassa di successione, anche perché l'Italia è un paese, anzi è il paese in Europa che ha la tassa di successione più bassa. Certamente può far sorridere il fatto che in una stessa frase ci sia la parola Italia e bassa tassa, però è proprio così. E quindi io, senza perdere neanche troppo tempo, le chiederei: quindi nei prossimi anni sarà possibile, potrebbe accadere che aumentino una tassa di successione, visto la crisi economica che stiamo vivendo a causa appunto del coronavirus? Allora, la domanda è semplice, la risposta è complessa. Io mi auguro di no, ma intanto perché è molto aperta, in quanto nei prossimi anni qualcosa e qualcuno potrebbe farlo, però le vorrei argomentare anche dal punto di vista tecnico la posizione. Noi abbiamo assistito, per fortuna, con gli ultimi governi di qualunque linea politica, un'attenzione forte all'attrattività dell'Italia. Non c'è dubbio che la normativa italiana, già con il governo Berlusconi e poi con il governo Prodi, che è a presidio delle imposte di successione, donazione, atti gratuiti e vincoli di destinazione, così abbiamo creduto, cioè il testo unico successioni, è indubbiamente molto attrattiva a livello internazionale, una delle migliori e quindi più basse imposte disponibili. Con una certa modularità, poi magari avremo modo di affrontare l'argomento. Sicuramente il Covid-19 ha creato una forte tensione e crisi economica. Ci auguriamo tutti che questa crisi economica sia una crisi a V molto verticale e ci auguriamo tutti che si ascoltino i più importanti economisti, e cioè che si esca da una crisi economica con la spesa e non con le tasse. E chiaramente gli economisti, e io non faccio l'economista di mestiere, potranno eccepire dove prendiamo le risorse, e quindi in questo senso capisco la domanda. Beh, io credo che il nostro paese, come dimostrato nelle ultime emissioni di titoli e come appunto il dibattito rispetto alle misure europee, su cui non voglio entrare in questo momento, dimostra abbiamo ancora una capacità. Il vero tema è se ci sarà un aumento delle imposte, un prestito forzoso, un aumento dell'imposta e tasse di successione o cos'altro. Probabilmente nel breve periodo avremo bisogno di denaro e il governo andrà a trovarlo, come si usa dire, dove c'è. Quello che mi conforta nel dire che probabilmente non verranno toccate quindi le imposte di successione, mi dispiace spegnere l'entusiasmo all'inizio, ma poi vedremo. Nell'evoluzione anche della discussione ci sono alcuni commenti interessanti. Mi auguro che quindi venga mantenuto il cardine dell'attrattività dell'Italia, che passa anche da un impianto di tassazione delle successioni, degli atti gratuiti, delle donazioni, dei vincoli di destinazione particolarmente favorevole, e nello stesso tempo mi auguro anche che i rumors che indubbiamente abbiamo sentito siano molto spenti. Prevengo la domanda: quali rumors? Ma allora ci sono già stati dei progetti addirittura depositati al Parlamento sulla riforma dell'impianto delle imposte presidiate dal TUS. Per esempio, interessante, qualche anno fa, adesso non voglio neanche dire il partito politico, ma i più lo ricorderanno, aveva pensato a una forte riduzione, dimezzamento della franchigia nella prima banda. Lo diamo per scontato che tutti lo sappiano, ma l'Italia funziona sostanzialmente con un indice di presidio tra il decuius e l'erede, che sia un ascendente o discendente, un coniuge o con una distanza di parentela di affinità, vado veloce perché abbiamo detto di non essere tecnici, che è al 4% per i coniugi, gli ascendenti e discendenti, al 6% tra fratelli e sorelle, e tra parenti fino al quarto grado e affini in linea retta o collaterale al terzo grado, e per poi passare all'8% per tutti gli altri soggetti. Come noto, in Italia è difficile essere sintetici parlando di tasse. Ebbene, questo impianto particolarmente favorevole, in particolare per la franchigia di 1 milione per ascendenti e discendenti, che per statistica copre la gran parte della popolazione italiana, verrebbe, secondo questa ipotesi, questo rumor, intaccata in due modi: dimezzando da 1 milione a mezzo milione la franchigia, e alzando le aliquote
con una variabile legata all'ammontare dell'asse ereditario, no? E su questa base, quindi incidendo un concetto patrimoniale, quanto patrimonio ha il decuius e di conseguenza che tassazione ho. E le ipotesi che sono formalmente circolate, ma che recuperano in gran parte quella proposta depositata in Parlamento di qualche anno fa, portano dal 4% al 7% o al 21% la prima fascia, dall'8 al 24% la seconda fascia, per andare fino al 30% per i più lontani parenti e affini degli eredi, fino al 45% per gli altri soggetti. Come dicevo, e ho concluso, secondo me non è molto efficace toccare queste imposte, perché queste imposte sono imposte d'atto, e ovviamente sperando che la successione in quanto tale non sia mai un evento programmato, semplicemente smetteranno di fare questi atti. Quindi è molto meglio essere attrattivi con queste aliquote e consentire ai contribuenti di pianificare in compliance fiscale piena, incassando quello che c'è da incassare. Ecco, prima aveva accennato a questo sistema di competizione, perché ricordiamo che l'Italia non è isolata nel mondo, nel senso che l'Italia vive e deve convivere con paesi che hanno sistemi fiscali molto, ma molto attrattivi, e soprattutto che in questi ultimi anni si era comunque allineata e si era fatto veramente tanto per rendere il sistema paese attrattivo soprattutto per gli investimenti esteri, ma anche per i soggetti ad alto reddito. Quindi non so, mi viene in mente di ricordare la norma Tira-Paperoni, oppure ancora più recentemente quello che era stato fatto per i pensionati, quindi per poi spostare nel centro e nel sud Italia, o ancora si era rivisto il regime degli impatriati. Insomma, si è veramente fatto tanto per rendere l'Italia un paese anche fiscalmente molto attraente. E come infatti prima anche accennato, un possibile magari aumento della tassa di successione potrebbe andare un po' a rovinare questo quadretto, cioè potrebbe dunque rovinare l'attrattività che un cittadino estero ha nei confronti dell'Italia? Dunque, l'attrattività, per completare il ragionamento, che ancora c'è, quindi usiamo il presente e possibilmente il futuro, quindi io mi auguro che non venga toccata, anzi venga rafforzata, oltre che sulle iniziative per la clientela privata, diciamo, che decide di spostare la residenza dall'estero all'Italia, che lei Giorgia ha toccato, cioè quella che voi chiamate Paperoni, ma che è l'articolo 24 bis per gli high net worth individuals, e il 24 ter per i pensionati, che non per niente andava in concorrenza diretta con le normative del Portogallo, no? Che sono piuttosto note, ma anche le norme sugli impatriati, quindi tutta l'attrazione, diciamo, non solo dei cervelli, ma anche del lavoro, con l'idea di riportare in Italia tutti coloro che sono andati a fare esperienza all'estero, e quindi in questo senso ritornano contaminati di una capacità che probabilmente è molto interessante, si accompagna anche ad un'attrattività nel mondo degli investimenti. Si fa un gran parlare adesso di questi nuovi peer, ma questi peer cosa consentono? Consentono ad un soggetto che ha la capacità di investimento di investire avendo dei vantaggi, anche ai fini successori, con la possibilità dell'intermediario, con la possibilità, con la necessità dell'intermediario di reinvestire nel sistema delle piccole e medie imprese, delle imprese innovative, delle start-up. Quindi in tutto questo mondo c'è una forte attrattività. E sicuramente, come dicevo prima, mi auguro che questa attrattività venga mantenuta nei confronti di molti paesi che oggi sono in una sana competizione per attrarre talenti, per attrarre cervelli, per attrarre sostanzialmente ricchezza e quindi capacità di spesa. Bene, allora all'inizio si era detto, e anche lei l'ha ripetuto, come l'Italia è uno dei paesi all'interno dell'Unione Europea con una tassazione, riguardo ovviamente la tassa di successione, veramente favorevole. Però forse sarebbe anche opportuno chiarire di che tassazione stiamo parlando a livello dell'Unione Europea, quindi potrebbe spiegarci i paesi che circondano l'Italia e con cui l'Italia deve confrontarsi, che livelli di tassazione hanno? Sì, volentieri. Prima però vorrei ricordare che il testo unico successioni impatta, appunto, come ho detto, le successioni, le donazioni, gli atti gratuiti, i vincoli di destinazione, quindi anche tutto il tema dei trust, su cui magari poi avremo modo di parlare un minuto. E
È un impianto comunque anch'esso, perché facciamo parte dell'Unione Europea, influenzato dalla key communautaire e nello stesso tempo anche con delle norme. Per esempio, ci sono norme di forte favore al passaggio generazionale di padri in figli o di madri in figli, ovviamente family business, che sono in tutta Europa e che in Italia altrettanto sono importate. Magari qualcuno la conosce, la regola del quinquennio viene chiamata, che impatta le società di capitale, le società di persone, e che ha il vantaggio di abbassare a zero l'aliquota, la base imponibile e non l'aliquota. Quindi spesso noi facciamo fatica a distinguere tra l'aliquota e la base imponibile, ma è evidente che la composizione delle due cose che genera il livello di tassazione effettiva. E parimenti, devo dire che in Italia è noto che se qualcuno manca e passa ai campi Elisi con titoli equiparabili a titoli del tesoro pubblico, questi anche sono esclusi, però solo ai fini dell'imposta di successione, non dell'imposta di donazione degli altri. Quindi da questo punto di vista, diciamo che noi che ci occupiamo di pianificazione successoria in senso lato, cioè all'anglosassone, quindi succession planning nell'ottica del passaggio generazionale, non è quasi mai un mero risparmio fiscale. Ovviamente la parte fiscale entra in tutti i progetti, come giusto che sia, perché tocca le tasche dei contribuenti, però ecco, la pianificazione viene fatta sempre appunto a favore della continuità d'impresa, a favore della continuità di un patrimonio, eccetera. Passando ai nostri vicini, i nostri cugini francesi hanno un'aliquota sicuramente più pesante di noi e hanno anche una base imponibile più pesante di noi. Faccio l'esempio, purtroppo, faccio questo esempio che chiaramente ha un livello di attenzione sugli immobili. Noi in Italia abbiamo ancora una base imponibile basata sui valori catastali. È vero che in alcune aree sono state rivalutate, quindi non escludo, cioè diciamo che potrebbe qualcuno toccare più la base imponibile dell'aliquota. Però in Francia le aliquote per i discendenti possono arrivare al 45%. Per i fratelli e sorelle vanno tra il 35 e il 45%. Se qui anche senza un cartello capite che la differenza tra il 6 e il 35% è notevole. In Germania, per guardare un po' più a nord, tra coniugi, discendenti e ascendenti si oscilla tra il 7 e il 30%. Cioè c'è una modularità legata alla dimensione di quel che passa. Addirittura c'è tutto un tema tra i generi, le nuore, ma lascio perdere, ci sono delle franchigie. Nel Regno Unito, dove è noto che l'impianto anglosassone prevede una forte tassazione del patrimonio caduto in successione e una bassa tassazione del reddito, mentre ricordo che noi in Italia abbiamo un'alta tassazione del reddito e una bassa tassazione della successione, quindi ci sono anche modelli culturali, in Inghilterra è il 40% flat sul valore reale, in Spagna passa dal 7,65% al 34%. Il Portogallo, che magari anche nell'immaginario collettivo è un paese che soprattutto per il nostro meridione, per l'attrazione di coloro che vogliono spostarsi nel Mediterraneo, può essere un benchmark, però è zero tra coniugi, tra discendenti e ascendenti, quindi addirittura meglio del nostro 4. Quindi diciamo che tecnicamente dobbiamo fare un'offerta, cioè il governo deve pensare che l'imposta di successione, come la stiamo chiamando in questo momento, entra nel bouquet di considerazioni che chi fa il mio mestiere a livello internazionale di un altro paese guarda la stabilità, guarda le aliquote, guarda anche la costanza della giurisprudenza e quindi la chiarezza dell'impianto normativo, dove sappiamo che pur avendo fatto passi da gigante ancora noi in Italia potremmo fare meglio, no? Però da questo punto di vista non è vero che tutta Europa è più alta di noi, è vero che questi sistemi di attrattività che l'Italia ha fatto portano a zero le imposte di successione per i beni detenuti fuori dall'Italia, ed è una condizione sine qua non, secondo me, per attrarre quei soggetti, come dice lo stesso Parlamento quando approva la norma, che altrimenti non considererebbero l'Italia come luogo per spostarsi. E quindi dobbiamo fare attenzione, perché è vero che abbiamo un panorama bellissimo, della gente fantastica, abbiamo una sanità che, nonostante qualche incidente, speriamo che il Covid ci abbia insegnato molto a non ripetere questi errori, fantastica, perché voglio dire, Venezia ce l'abbiamo solo noi, Roma ce l'abbiamo solo noi, Napoli ce l'abbiamo solo noi, però la gente ci può venire anche per turismo. Spostarsi a vivere in Italia vuol dire avere un impianto
che deve essere attrattivo. Ma quindi l'Italia, come ha detto, potrebbe fare molto di più, si potrebbe pensare più che ad aumentare la tassa di successione a questo punto, visto anche il panorama che ha descritto, partiamo anche dal fatto che ha detto il Portogallo, per esempio, è già molto più vantaggioso dell'Italia, non peraltro noi stessi abbiamo copiato, se così vogliamo dire, la norma, diciamo, sui pensionati dai portoghesi. Per cui la norma italiana è meglio della portoghese. Ah, okay. Non è copiata. Però io credo che un sistema paese debba pensare ad un'offerta, e penso che l'Italia, nonostante tutto, con la capacità imprenditoriale che ha e con la capacità di bella vita che ha, debba fare un'offerta distintiva, cioè non farei un'offerta di benchmark rispetto agli altri paesi, noi siamo l'Italia, però deve farlo su un impianto. Può fare di più, sta già facendo molto, cioè dobbiamo considerare che 4 anni fa non c'era nulla, 5 anni fa non c'era nulla, non è vero, c'era molto poco rispetto a quello che oggi c'è. A volte noi italiani ci piangiamo anche addosso, a me capita spesso di parlare all'estero e di confrontarci quindi con i colleghi che sembriamo un po' dei venditori di spazzole, ma alla fine è importante spiegare bene le norme. La norma italiana è molto semplice, in ambito successorio ha delle complicazioni, ma a livello delle imposte ci sono delle materie e dei campi molto più complicate rispetto alle imposte di successione. Quello che è interessante, secondo me, è anche per chi ci ascolta, ragionare che tutti gli impianti normativi hanno un loro ciclo, quindi nessuno di noi può realmente escludere che il futuro non vengano toccati, perché magari ce lo chiede l'Unione Europea, perché magari siamo di fronte a un prestito forzoso, perché magari c'è una cripto patrimoniale che non è solo la wealth tax e raddoppiare e duplicare l'imposta di bollo, ma potrebbe esserci anche una, insomma, dobbiamo anche negoziare la nostra posizione con i nostri amici comunitari in un consesso internazionale con una posizione molto chiara. Ecco, questi sono temi molto tecnici, però devo dire che così, partecipando ad alcuni tavoli, si sta facendo molto per cercare di segnalare ai politici come ci sia un elemento di attrattività dell'Italia adesso che va rafforzato e confermato anche con riguardo all'attuale impianto di imposte per, diciamo, di imposte indirette per le successioni e le donazioni. Assolutamente, sì, questo diciamo assolutamente. Mi verrebbe da chiedergli se stanno recependo il messaggio a questo punto, se secondo lei il messaggio può essere arrivato a destinazione, dobbiamo sperarlo. No, noi qui me la cavo facilmente perché noi facciamo i tecnici, il messaggio è sicuramente arrivato a destinazione. Come queste informazioni vengono poi gestite è la capacità politica di una nazione, non la vorrei neanche mettere in mano ai partiti. Abbiamo un Presidente della Repubblica, abbiamo un governo, abbiamo un Parlamento, abbiamo la magistratura, abbiamo i cittadini, abbiamo le NGO, tutti fanno il loro mestiere. Credo che sia molto importante abbassare il rumore ed essere molto concreti, perché questo Covid non è tanto l'aumento della tassa di successione, ma è una grande crisi e, come ci hanno insegnato gli orientali, una crisi è anche un'opportunità, quindi bisogna fare certe cose adesso. Se non voglio dichiarare pubblicamente, però alcuni piani che sono circolati secondo me sono particolarmente interessanti e spero che siano arrivati tutti a destinazione. Poi quello che emergerà è la volontà politica. Allora diciamo che ci rivedremo, così ci potrà raccontare anche meglio di questi nuovi piani. Mi segno già in agenda il tutto. Non vorrei invitare qualcun altro, io di certe cose non parlerò. Esatto, no, però l'altro aspetto che io volevo chiarire era toccare un attimo il tema del trust, tornando a qualcosa proprio di concreto e che può toccare soprattutto tutti quegli italiani che hanno dei figli, perché certo noi adesso stiamo dicendo possibile che negli anni a venire, magari 2022 o più avanti, la tassa di successione aumenti, forse sì, forse no, insomma è tutto da vedere, però non è neanche da sottovalutare la questione figli, quindi dire io voglio lasciare un'eredità a mio figlio, il pensare che l'eredità e la tassa che deve pagare su quello che io li lascio
possa essere più alta e non si sa neanche di quanto, potrebbe essere un problema e quindi non c'è qualche strumento, io non so, penso al trust che permette a un genitore di pagare lui la tassa in modo da sgravare il figlio sul futuro da una possibile tassazione, aumento di tassazione? In termini di filosofia capisco cosa mi sta domandando e la risposta è certamente sì, è uno degli strumenti che si possono utilizzare. Peraltro è uno degli strumenti che a me piace molto, ma voglio dire, in generale bisogna guardare qual è il progetto e di conseguenza adattarci noi consulenti alla famiglia e disegnare o prêt-à-porter o su misura degli strumenti che funzionino rispetto agli obiettivi di medio termine, di lungo termine della famiglia. Le voglio dare una provocazione, qui parliamo molto di i miei figli, i nostri figli, ma anche i terzi, cioè chi vuole fare filantropia, chi vuole fare beneficenza, oggi capisco che può essere tanto, peraltro abbiamo una riforma che mi auguro che prestissimo venga attivata, quella degli enti del terzo settore, però guardate che l'8% come aliquota verso i terzi è veramente bassa comparata a quella di altri paesi. Quindi i trust oggi sono utilizzati in piena compliance, anche il fisco ormai ne ha capiti, il legislatore addirittura ha appena introdotto una norma per tassare, per disciplinare l'imposizione sui beneficiari italiani residenti in Italia di trust non residenti, no? Perché tipicamente lo zio o un italiano che l'ha fatto finché viveva all'estero, che i cui figli poi rientrano con il rientro dei cervelli, ad esempio, o con altre questioni. Quindi sicuramente senza entrare nella logica dello strumento trust e la sua poliedricità, io appartengo a coloro che ritengono che questi strumenti debbano essere utilizzati in modo opportuno, spesso devono essere internazionali e altrettanto spesso fiscalmente residenti in Italia. Questo perché occorre guardare bene dove sono gli asset in termini di collocazione geografica e soprattutto nelle famiglie, diciamo anche internazionali, occorre andare in compliance non solo con l'Italia ma con tutte le giurisdizioni dove questi beni sono. È molto importante la parte giuridica tanto quanto la parte fiscale. Come lei sa, ne approfitto, noi non siamo solo dei tributaristi, ma noi facciamo legale, fiscale e wealth. Quindi da questo punto di vista è molto importante anche affidare a tanti studi che guardano tutte queste cose, possono essere divaricati, però è molto importante che la regia e il disegno dell'operazione coincidano e la regia spetta sempre alla famiglia imprenditoriale o alla famiglia, perché dobbiamo pensare a quali sono. Spesso i trust vengono usati anche come strumento di tutela non tanto del patrimonio, Giorgia, ma vengono come tutela della governance di un'architettura che consente quindi il potere di accesso ad un erede rispetto ad un altro. Quindi ci sono tutta una serie di tecniche che impattano sulle imposte di cui stiamo parlando, non solo di successione, ma come dicevo, gli atti gratuiti, le imposte di donazione e i vincoli di destinazione. Quindi sicuramente l'utilizzo dei trust, non per niente gli anglosassoni li chiamano trust and estate planning, quello che noi chiamiamo pianificazione successoria, sono assolutamente temi. Oggi se io metto 1 milione di euro in un trust e ho finito le mie franchigie, pago il 4%. Possiamo discutere se ha ragione la dottrina, se ha ragione la giurisprudenza, che per ora stiamo attendendo ancora le sezioni unite, o se ha ragione la circolare del fisco che dice pagami subito in entrata, perché il grande dibattito di noi che ci occupiamo di queste cose è se si paga in entrata o in uscita o in tutti e due i casi su elementi divaricati. Ma in ogni caso, oggi è molto semplice arrivare a ragionare che si paga in entrata e avendo pagato in entrata non pago più in uscita. Non lo dice Luigi Belluzzo, lo dice una circolare dell'Agenzia delle Entrate. Beh, allora, infatti ricordiamo che appunto il trust è del tutto legale, perché capisco che ci possono essere ancora dei dubbi, perché in passato ci sono state diverse incomprensioni, soprattutto con l'Agenzia delle Entrate, anche perché come tutti gli strumenti possono essere usati o in modo positivo o in modo negativo. Su questo, insomma, è anche giusto sottolinearlo. Adesso attualmente vengono usati, non c'è niente di illegale, per cui tutto è perfettamente lineare. Io in realtà ho ricevuto un bel po' di domande, ci sono arrivate, quindi si tenga pronto a tutto, perché ci sono arrivate veramente tante domande.
Io partirei dalla prima, che Francesca ci chiede: allora, tra cassa integrazione e interventi straordinari, il coronavirus porterà inevitabilmente a un gap nelle casse dello Stato. Dove prenderà i soldi necessari lo Stato per colmare questo gap? E quindi qua mi viene da dire, o aumentiamo le, credo che Francesca voglia anche dire, o aumentiamo le tasse, o dove li prendono questi soldi? A lei la parola. La risposta non la so, perché è un tema politico. Tecnicamente, anche insomma, insegnando in Sda Bocconi, o li prendono dalle imposte, o li prendono dal debito, o li risparmiano dal risparmio della spesa. Devono decidere politicamente, o da tutte e tre. Quindi devono decidere politicamente cosa vogliono fare. Mi pare che a livello dell'Unione Europea ci siano delle facility particolarmente interessanti. Devono decidere se il costo vale la candela, come si usa dire, e quindi attingere anche a tutte quelle risorse oppure meno. Credo che sia un dibattito oggi in corso e sono anch'io curioso di attendere la soluzione. Però non c'è dubbio che la liquidità servirà. Ricordo che è una crisi economica e che la liquidità dovrebbe finire in tasca alle persone per consumare, così ci hanno insegnato gli economisti. Le imposte le tolgono. Sì, cogliamo questa provocazione e la, diciamo che la sottolineiamo anche. Non aggiungerei altro se non un'altra domanda, perché non sono altro che d'accordo appunto che essere con lei. Allora, Giuseppe invece ci scrive: le polizze vita si sono sempre dimostrate negli anni un ottimo strumento di pianificazione successoria. In caso di riforma dell'imposta di successione, secondo voi potrebbero essere toccati anche questi strumenti dal punto di vista dei vantaggi che offrono, soprattutto in tema di esenzione dell'imposta di successione? Ma questo è un tema già complicato, nel senso che non avendo la sfera di cristallo, non sappiamo come verranno... se ci sarà una riforma, come sarà scritta. Assumendo il principio che sarà scritta molto bene, le polizze sono considerate strumenti finanziari, pagano il bollo o pagano l'IVAFE, per cui se l'imposta dovesse aumentare il bollo o l'IVAFE verrebbero colpite. La domanda, e non la voglio eludere, è sull'imposta di successione. Come sapete, se le private insurance sono assicurazioni, non entrano nel monte successorio, e la giurisprudenza, nel senso non abbiamo il tempo di entrarci, ma ci sono anche delle direttive comunitarie, insomma, è assolutamente, secondo me, ormai molto chiaro lo scenario, per cui, come tutti gli strumenti, abbiamo parlato prima dei trust, le private insurance o le polizze assicurative in italiano potrebbero essere degli strumenti. Io ribadisco, non vedo questi strumenti con... oddio, arriverà chissà chi, Attila, gli Unni, e quindi distruggeranno Aquileia, cosa devo fare? Io penso che oggi viviamo in un momento in cui ci sono molti strumenti a disposizione e appartengo al partito che se qualcuno deve guardarci e non lo fa oggi, non ho capito bene perché non lo sta facendo oggi. Bisogna, secondo me, pianificare perché è meglio di curare. Noi non sappiamo come sarà disegnato il futuro, sappiamo però che il presente offre molte opportunità. Bene, allora invece adesso unirei due domande che tra l'altro una di Luigi e l'altra di Massimo, un suo omonimo, entrambe sono sulla patrimoniale, quindi io le unirei perché il tema è, mi spiace, ma so che lei lo ama molto tra l'altro questo tema patrimoniale, il suo cavallo di battaglia insieme al trust. Fondamentalmente Luigi ci chiede: avvocato, crede che la patrimoniale ci sarà? Adesso... La seconda domanda unita qual è, così almeno mi preparo? La seconda domanda unita è: non vorremmo avere una patrimoniale, non vogliamo che aumenti la tassa di successione, e allora il governo dove prenderà le risorse per sostenere il rilancio ora, come tra qualche mese? Moltissimi reclamano aiuto. L'alternativa sarebbe un gravissimo problema sociale, come la mettiamo? Allora, parto da questa seconda domanda. Io capisco, nel senso che in scienze delle finanze e in etica del diritto, questo è il tema vero.
cioè il tema vero è, c'è una progressività, per esempio, parliamo di reddito, poi parliamo di patrimonio, perché sennò creiamo confusione. Assolutamente. Probabilmente oggi l'imposta sui redditi progressiva la pagano solo i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, nel senso che tutti gli altri hanno l'opzione per andare in una sorta di flat tax. Faccio l'esempio degli immobili locati. È giusto? È sbagliato? Questa è politica. Ancora una volta io non mi ci metto in politica, non faccio quel mestiere. Per cui capisco bene la domanda. Io credo che di fronte all'evidenza molte persone che se lo possono permettere interverranno. Io credo fortemente nella filantropia, e se vedo anche cosa è successo in questi mesi di burrasca, molti nostri clienti ci hanno chiesto con discrezione di organizzare qualcosa per poter intervenire, no? Il terzo settore in Italia c'è, in tutte le regioni, chi per il cibo, chi per la medicina, chi per l'aiuto educativo, chi per la disabilità, insomma. Se noi per esempio stiamo seguendo un'iniziativa molto interessante sulla disabilità, c'è la voglia di give back, che è tipica del mondo anglosassone, no? Bisogna vedere quindi, lo dico con assoluta passione civile, se l'idea è non faccio un prestito forzoso, non faccio un debito, non riduco le spese dello Stato e non faccio rendere conveniente al terzo settore intervenire, e quindi mi rimane solo la leva di aumentare le imposte a chi ha alto reddito, che in Italia sono già molto alte, dovremmo andare a prendere l'evasione, non l'alto reddito, sostanzialmente c'è un tema, come dire, di significatività politica, no? quasi di filosofia. Io credo che in quel momento il vero problema sarà verificare dove queste imposte vanno, perché vedete, il tema è che il debito pubblico in percentuale del PIL schizzerà in alto. Quindi tutti i nostri parametri a cui siamo obbligati dalla nostra comune appartenenza comunitaria europea, e io sono europeista, oltre che per la globalizzazione, cioè tecnicamente è un tema. Se muoviamo dal reddito, che è immediato perché tocca a tutti, al patrimonio, allora dobbiamo cominciare a ragionare. Ci sono giurisdizioni assolutamente nobili che hanno l'imposta patrimoniale. Quindi io non sono astrattamente contrario all'imposta patrimoniale, ma se mi fai l'imposta patrimoniale mi abbassi l'imposta sui redditi. Perché se no c'è qualcosa che non va. Se non è un prelievo forzoso legge Amato che risolverà il nostro problema, secondo me. E quindi vado alla domanda. Ci sarà? Allora, premesso che non è il mio mestiere, però ovviamente siamo stati richiesti, come altri, da alcune primarie banche, di ragionare per scenari per verificare come, se ci fosse la patrimoniale, come sarebbe questa patrimoniale, che forma dal punto di vista tecnico prenderebbe e se e in che misura ci possa essere un qualche rimedio in termini di lecita pianificazione. Ovviamente non vi darò la risposta oggi, ma tecnicamente l'imposta patrimoniale teoricamente può colpire in vari modi, astrattamente può essere un incremento dell'imposta di bollo, e quindi ecco che colpiscono anche le assicurazioni. Può essere un incremento dell'imposta di tassa di successione. Può essere un prelievo forzoso. Può essere una nuova imposta. E se è una nuova imposta, quale sarà il presupposto soggettivo? Quale sarà la base imponibile? La differenziamo sul patrimonio? Come misuriamo il patrimonio? Esatto. Già il professor Monti, all'epoca primo ministro di questo paese, aveva in conferenza stampa spiegato molto bene che c'è un tema di equità sulla misura del patrimonio. Quindi io credo che sia veramente l'estrema ratio mettere un'imposta patrimoniale. Io penso che ci sia spazio per fare molte altre cose, considerando la necessità civile, oltre che morale, di contribuire tutti a che, scusate, non solo l'Italia, ma tutto l'Occidente, tutta l'Europa, tutto il mondo, esca il più velocemente possibile da questa crisi che il Covid ha esacerbato. Certamente noi come sistema paese abbiamo tante risorse e io credo che valga la pena di liberare queste risorse e far crescere
la capacità di lavoro e di impresa che questo paese ci ha sempre regalato, portando un grande sviluppo. Questa è la mia opinione. Assolutamente. Diciamo che ha toccato diversi aspetti. Allora, in primis l'evasione, no? Diciamo che è un cavallo di battaglia un po' di tutti quelli che vanno al governo. Non si sa poi come mai in Italia continua a esserci, governo dopo governo, un'evasione sempre molto ma molto alta, nonostante voluntari, insomma, varie strategie che si sono tentate. C'è anche da dire che la patrimoniale, per come era stata prima avanzata un'ipotesi da parte di qualche forza politica che andava a puntare sul reddito e non sul patrimonio, quindi anche lì c'era un po' di, diciamo, di confusione. Molto spesso c'è anche da dire che si guarda all'individuo ad alto reddito come soggetti che devono per forza ridare qualcosa, come se sia un peccato, cioè abbiano commesso un peccato ad avere comunque un patrimonio, e quindi si chiede sempre uno sforzo maggiore, nonostante paghino già le tasse, e ricordiamolo che in Italia non sono neanche basse per le fasce di reddito comunque alto. L'ultima domanda, perché stiamo sforando il tempo massimo. Allora, Matilde ci chiede: successione o donazione, quale dei due conviene? Questo è facile per concludere. La donazione è lasciata una semplice. Perché sei vivo. No, allora, immagino che sia dal punto di vista fiscale. Non c'è una grande differenza. Ci sono delle differenze nella base imponibile. In quanto nella successione, come ho detto prima, non vengono tassati i titoli di Stato e i titoli paragonati del Tesoro europeo o degli Stati appartenenti all'Unione europea. Però ecco, non c'è una grande differenza nel nostro impianto del testo unico successioni, colpisce le successioni, le donazioni, gli atti gratuiti e i vincoli di destinazione in quasi egual misura. Una cosa che non abbiamo detto, che voglio dire in conclusione, come avete sentito dico donazioni e atti gratuiti perché abbiamo completamente superato il tema civilistico. Le donazioni possono essere donazioni dirette, donazioni indirette, atti gratuiti, cioè trasferimenti senza animus donandi, e quindi ci sono tutta una serie di temi che qui abbiamo ovviamente sorvolato, perché in 45 minuti di chiacchierata non potevamo far di più. Però ecco, è molto importante la compliance legale, la compliance tributaria, e quindi che ci sia un progetto. È vero che l'Italia vieta i patti successori, me la cavo come una battuta, sono nulli i patti successori, ma tranne il patto di famiglia, vieta e rende nulli i patti successori, ma non vieta di programmare una successione. E troppi pochi fanno il testamento, perché il notariato ci dice che sono il 7-8%, e troppo pochi fanno quello che viene chiamato il succession planning nel mondo anglosassone, cioè la pianificazione di che cosa succederà dopo di me o dopo di noi a questo patrimonio. Vuoi che vada ai miei figli, vuoi che vada ai miei collaboratori, esatto. Vuoi che vada alla città dove vivo, e quindi alla filantropia, al charity, eccetera. Io credo che vada sensibilizzato, infatti la ringrazio di avermi invitato e di fare due chiacchiere su questi temi importanti che toccano molti temi, ma io penso che più riusciamo a creare cultura di pianificazione successoria, e meglio è nell'interesse del paese in cui viviamo e quindi di tutta la nostra Europa. Bene, allora io intanto ringrazio lei di aver partecipato e di essersi reso disponibile a rispondere anche alle domande. Non abbiamo fatto in tempo a leggerle tutte, nel caso gliele manderò, così si divertirà a rispondere a chi ci ha guardato. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito e vi do appuntamento alla prossima live. E quindi grazie ancora. Buonasera a tutti.